stazione di Vaiano in miniatura, a riproporla Stefano Bertini, medico di professione e grande appassionato di modellismo. Attenzione, treno straordinario 34618, treno classici d'Italia, è in transito al binario 3. Il treno Plastici d'Italia, la manifestazione virtuale di coesione tra tutti i plastici di treni italiani realizzati da appassionati di ferrovia, si è fermato alla stazione di Vaiano. Una stazione però un po' diversa dal solito, ossia quella riprodotta da Stefano Bertini, medico per professione con la passione per i treni. Una cosa fra appassionati, ormai è già 5-6 anni che viene fatta, e praticamente interessa parte degli appassionati di tutta Italia, e io l'ho saputo l'anno scorso, ho partecipato l'anno scorso, ho ripartecipato quest'anno facendo questi video brevi di 2-3 minuti, un po' sonorizzati, un pochino montati in maniera tale da dargli un pochino di colore, e francamente insomma mi ci sono divertito, perché non è competitiva la cosa, però è anche un modo di condividere una passione con tanti altri appassionati che magari non si conoscano neanche. Una passione, quella per i treni, che viene da lontano. Nel corso degli anni Bertini, infatti, nel tempo libero ha realizzato numerosi plastici, alcuni più piccoli, altri più grandi, tra questi anche quello della stazione di Vaiano, che Bertini ha ricreato curandone ogni minimo dettaglio, con tanto di macchingegno elettronico che consente ai treni di transitare lungo i binari. Dopo una serie di sopralluoghi e indagini fotografiche, Bertini ha infatti deciso di realizzare il plastico della stazione ferroviaria del comune in cui risiede. Ci sono voluti mesi e mesi di lavoro, ma il risultato è davvero stupefacente. In esso sono presenti infatti i binari, vari convogli, la galleria, le persone che attendono il treno, le auto in sosta e addirittura i cassonetti per la raccolta differenziata. E poi ancora tutto il paesaggio circostante, curato e riprodotto in maniera fedele. A me è sempre piaciuto il treno come mezzo di trasporto, e poi andavo alla stazione con i nonni o con i babba per lì passare. Poi chiaramente il regalo di Natale degli anni 60 di un trenino, una ovale girava, poi diciamo mi sono appassionato, anche se praticamente l'ho sviluppata poi più da adulto. Perché mancanza di spazio e tutto, sono venuta a stare qua su e mi è venuta l'idea di fare questa diorama di Vaiano, che è la stazione dove risiede. Mi piaceva anche l'idea di come è la stazione e la possibilità di far passare diversi convogli, dal treno merci, dall'espresso, dall'intercity. Mi divertivo diciamo anche a fare un po' di incroci e di passaggi di questi treni.